Iniziativa in favore degli ultimi, quella di stamattina, ma nelle ultime settimane ce ne sono state diverse, come Condividi Salute, come il Baby Pit Stop. Noi credo che concretamente ci siamo distinti per l'azione e soprattutto anche l'aver curato una rete di concreta solidarietà. Non l'abbiamo fatto solo in periodo di pandemia, i dati affermano che la città di Messina è stata l'istituzione che ha saputo rispondere meglio alla situazione di crisi e anche di tragedia che si è generata. Puntiamo ovviamente a un sistema solidale strutturale, lo stiamo facendo partendo da quelle che erano le macerie che abbiamo ereditato e le azioni, i finanziamenti che abbiamo ottenuto. L'ultimo su cui si sta lavorando è il dopo di noi, la ex città del ragazzo, per la quale c'è già un ragionamento per chiudere la compravendita e anche il finanziamento già individuato, proprio perché non vogliamo che del sostegno agli ultimi si parli soltanto in occasione di inaugurazioni o anche durante il ricordo di qualche ricorrenza o di fronte a una tragedia. Deve essere semplicemente un elemento di missione che l'istituzione deve avere in tutte le priorità che deve tenere presente. Lo stiamo facendo, il salto di qualità si è visto anche da un punto di vista di strategia di servizi. Con Messina Social City è cambiato totalmente l'impostazione, sono aumentati gli utenti che noi riusciamo a servire e soprattutto si è innalzata la qualità del servizio, paradossalmente razionalizzando anche i relativi costi.